Ma a proposito di restare nel posto dove si è e creare qualcosa nel posto dove si è, sono contento perché è arrivata una persona a trovarci che è un po' di mesi che cercavo di appunto far venire da noi per appunto raccontarci un po' come sta proseguendo insomma il suo progetto, e quindi sono contento di introdurre Gabriele Ceracchini di Shinsekai. Ah, Gabriele, forse devi attivare l'audio, devi attivare il tuo microfono. Scusate, chiedo scusa. Grazie Francesco, buonasera a tutti. Dicevo che concordo con quanto ho sentito dire da Elisa, ognuno deve fare quello che è nelle proprie corde fare, non c'è nulla di male anche nel tentare fortuna all'estero, viste le circostanze. Noi d'altra parte ci stiamo sforzando di porre in essere delle iniziative che ci consentano di rimettere mano su quella che è la nostra terra, perché noi siamo, come sapete, nativi di questo territorio, per cui vantiamo dei diritti di nascita ed è giusto che iniziamo ad esercitarli. Noi abbiamo, diciamo, posto in essere un'iniziativa fin da agosto 2021. Io non sento niente. Non mi sentite? Io ti sento benissimo. Fateci sapere anche nei commenti se sentite Gabriele. Sì, mi dicono che si sente qui in chat, mi stanno dicendo. Tutti sentono, solo Davide, quindi si vede che ha un problema lui. Quindi ecco, brevemente vi riassumo quello che abbiamo fatto finora. Abbiamo costituito ad agosto 2021 dei popoli autodeterminati, come sapete in forza della legge 881 del 1977, che è una ratifica di accordi internazionali, secondo i quali tutti i popoli possono autodeterminarsi e sostanzialmente gestirsi da soli, soprattutto quando ci sono certe condizioni, come appunto l'apartheid conclamata che abbiamo vissuto da 2 anni a questa parte, e come anche l'occupazione straniera, che noi anche abbiamo, perché come sapete non abbiamo neanche una nostra sovranità monetaria, oltre al fatto che siamo succubi delle politiche economiche e sanitarie imposte dall'Europa. Quindi in forza di tutto questo abbiamo costituito questi popoli autonomi, abbiamo costituito dei culti, un culto religioso anche, questo perché vogliamo confrontarci ad armi pari con quelle che sono le superpotenze che controllano il mondo, quindi in primis il Vaticano. Vogliamo anche noi avere un nostro culto che possa rendere sacro il libero arbitrio, la legge naturale, tutte le nostre illimitate facoltà di uomini e donne viventi. Chiaramente il culto è uno strumento di liberazione, di difesa, e non certo un modo per ricreare, come dire, una forma di potere gerarchico come è stato usato da altre organizzazioni in passato. E cos'altro? Abbiamo notificato tutte le istituzioni di quanto abbiamo fatto, chiaramente senza mai aver ricevuto risposta. Ci siamo fatti dare dei codici fiscali extraterritoriali dall'Agenzia delle Entrate, proprio perché questi enti religiosi che abbiamo costituito si pongono al di fuori della giurisdizione italiana, in quanto appunto enti che sono le istituzioni di popoli autodeterminati. Ora, in verità abbiamo avuto alcuni ritardi nel passare poi a concretizzare una serie di cose, e ultimamente sto cercando di dare una consistenza ancora maggiore alle fondamenta della nostra iniziativa. Quindi penso che passeremo per un notaio in Svizzera per consolidare comunque gli atti costitutivi, gli statuti, anche presso un notaio in Italia, faremo determinate registrazioni che dobbiamo fare, e speriamo magari di arrivare anche ad una pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questo ci aiuterebbe molto per avere una posizione, diciamo, più consolidata, più solida, per poter anche, diciamo, apportare dei beni al Tempio, perché come sapete oggi una delle esigenze fondamentali è quella di poter proteggere i propri beni, che come sappiamo non sono veramente nostri, nel senso che lo Stato in verità possiede tutti i nostri beni, casa nostra, i nostri conti in banca, sono tutte cose intestate a delle finzioni giuridiche che in verità sono di proprietà dello Stato. Quindi l'unico modo è quello di
trasferire la proprietà dei nostri beni dalla finzione giuridica ad un ente che possa essere fuori dalla disponibilità dello Stato d'Italia. Quindi stiamo, ecco, percorrendo questa strada, stiamo cercando di concretizzare. Chiaramente non è facile, si trovano molte restrizioni, molti ostacoli, voglio dire, insomma, perché chiaramente il sistema cerca di contrastare dei fenomeni come questo, ma d'altra parte è l'unica strada che io penso sia percorribile per creare il nuovo. Cioè, non possiamo soltanto tentare di resistere alle vessazioni di cui siamo vittima, quindi con strumenti che possono in qualche modo difenderci, ma con cui non si può costruire il nuovo. Dobbiamo anche creare una nuova realtà a cui diamo consenso, a cui diamo energia e che dobbiamo pian piano far accettare e imporre rispetto a quella che stiamo subendo oggi. Gabriele, Toki o Yuzza delle Nuvole? Domanda impegnativa. Dipende per fare cosa. Se mi devo curare, scelgo Toki. Grande, vai da Toki. Se te devi imbriacava. Bravo, se devo andare a divertirmi a donne, vado con Yuzza. Mi sembra il minimo. Gabriele, raccontaci un po' per, insomma, anche fare parte di questo progetto, di questo processo, che cosa bisogna fare. So che stai facendo anche dei tour per l'Italia ultimamente, no? Sì, diciamo, prima di tutto bisogna informarsi bene anche sui fatti storici che ci hanno portato a questa situazione, come funziona un po' il rapporto tra noi e le istituzioni che di fatto ci possiedono e ci dominano. Quindi più che altro è un discorso di consapevolezza, di informarsi, capire bene come funziona il mondo in cui viviamo, anche dal punto di vista giuridico, e quindi, ecco, realizzare, capire fino in fondo le varie truffe che agiscono su di noi e che limitano le nostre facoltà, che sarebbero appunto illimitate. Fatto questo, diciamo che ad oggi ci sono molti gruppi che si sono creati. Si può procedere sia singolarmente facendo un percorso di sovranità, sia ci si può appoggiare ad un gruppo. Quindi si stanno creando diversi gruppi, compreso il nostro, e nel nostro caso basta andare sul sito www.ssnuovomondo.org e sostanzialmente, ecco, in una maniera più o meno facilitata si producono dei nuovi documenti. Noi li realizziamo per conto di chi si iscrive con noi, e sostanzialmente bisogna imparare a rapportarsi in maniera diversa con le istituzioni, sempre facendo un passo alla volta, sempre, diciamo, agendo in maniera proporzionata alla propria consapevolezza, al proprio livello di coscienza, cercando di avvalersi degli strumenti che tutti cerchiamo di condividere e di mettere a disposizione. Però, ecco, una domanda per Gabriele: ma se l'anima nasce con libero arbitrio, perché creare un controllo di massa come un culto religioso? Bella domanda. Allora, in realtà la parola sacro vuol dire luogo recintato. Quindi tu mi, diciamo, è vero che definisce un recinto, perché definisce qual è il complesso delle cose che deve essere destinato al sacro, quindi deve essere separato da tutto il resto, quindi non può essere toccato, non ci si può intromettere. Cioè, noi andiamo a definire con un recinto determinate cose che per noi sono sacre, quindi nessuno può toccarle. Tu non puoi, per esempio, costringermi a vaccinarmi, perché il mio culto parla esplicitamente del fatto che il vaccino è un qualcosa di negativo che bisogna evitare. Di conseguenza, io sono costretto anche ad agire in un certo modo, e tu non mi puoi discriminare per il fatto che io sto agendo così. Poi vedi, creare un recinto può servire sia a costringere, a limitare qualcuno, ma può servire pure a proteggere. Quindi il recinto è uno strumento, bisogna vedere come viene usato, se viene usato per proteggere o per intrappolare. Noi vogliamo farlo per proteggere, semplicemente. Quindi questo è il discorso. Grazie per essere passato a aggiornarci anche voi di come sta procedendo il tutto. L'ultima volta è arrivata la puntata di luglio, e quindi
insomma, è sempre un piacere, sai che sei sempre il benvenuto. Grazie, buon proseguimento, ci aggiorniamo presto e ci saranno sicuramente altre puntate. Ciao, ciao.